Fabrizio Forconi e MMMania.it, siamo col vincitore Luca Vitali del primo match della main card del Milano in The Cage 3. Allora Luca, questo era un rematch di un match che già avevi fatto, avevi vinto ai punti, questa volta invece hai deciso di sbrigarla molto velocemente per ghigliottina al primo round. Puoi dirci meno male come hai studiato la strategia per questo rematch? Meno male non ho studiato nessuna strategia, mi sono preparato come al solito su tutto, solo che finalmente pian piano con i match mi sto lasciando andare sempre di più e esce meglio di me ogni volta, pian piano si migliora. Quanto hai messo di preparazione per questo incontro? Quanto tempo ci hai impiegato per preparare questo incontro? Preparazione 5-6 giorni alla settimana, 3 ore al giorno. Alla fine se vuoi prepararti a un certo livello devi allenarti. Ti sei trovato avvantaggiato che già conoscevi il tuo avversario, quindi è stata una strategia quella di volerlo portare a terra e sottometterlo? Diciamo che già lo conoscevo, però questa cosa portava anche lui a conoscere di più me, quindi avrebbe studiato una tattica contro i miei takedown così. Non me la sono studiata tanto, ho lasciato andare, è andata come è andata. Il vostro team è sempre molto attivo nell'MMA, in particolare tu hai già qualche altro match in previsione per l'MMA? Non ho ancora nessun match, vediamo cosa mi offrono e andiamo avanti così. Perfetto, allora ci vediamo alla prossima e ancora complimenti per questo incontro. Grazie.